Tocca a me, benissimo. Allora, prima di partire con Giorgio Spaziani Testa per parlare di riforma del catasto, due cose velocissime, torno un attimo su Righi. Allora, giusto, McKinsey 15 anni fa parlava di disintermediazione, è vero, però parlava anche di reintermediazione e di una figura nuova, che è l'infomediario, che rappresenta un po' l'agente immobiliare di oggi e di domani, e quel testo poi ve lo consiglio perché è sicuramente illuminante. Seconda cosa, mi è parso un po' al di là del disappunto, giusto? Però un po' segnale di resa, no? Nei confronti di chi legifera e dice: questi sono a caccia di soldi, noi abbiamo protestato, però più di tanto non possiamo fare. La casa riparte, ma riparte un po' meno bene, no? Se l'agente immobiliare rimane zoppo. Secondo te, che comunque sei rappresentativo della categoria, si può fare qualcosa in più? Si può essere un po' più agguerriti, provocatori, incisivi? Adesso non sto parlando di disobbedienza civile o di manifestazioni in piazza, però è possibile secondo te fare di più? Guarda, io ti dico questo, sulla storia delle banche abbiamo fatto tre esposti in Banca d'Italia, quattro all'antitrust, tutte ste robe qua, e non abbiamo visto le folle che ci seguivano, anzi molti agenti immobiliari dicevano: no, ma l'innovazione, no, noi siamo per l'innovazione. Oppure c'erano quelli che dicevano: no, ma voi andate contro le banche, lo fate perché così avete più associati. Cioè, però i vostri associati, voglio dire, sicuramente vi sostenevano in questo. Voglio dire, c'è un tema importante, che è quello. Oppure per questa cosa qui siamo andati in audizione, abbiamo fatto di tutto. Ieri ci hanno bocciato un emendamento che abbiamo proposto e depositato da Forza Italia, Cata e Polidori, perché era la Camera, e il senatore Gibino con altri, in cui diciamo una cosa molto semplice. Ad esempio, nel 2009 Obama, dopo la crisi, ha vietato alle banche che hanno ricevuto aiuti di Stato di fare concorrenza alle altre banche, di fare concorrenza alle agenzie immobiliari, di fare questo. E in America non possono fare le agenzie immobiliari. Visto che questa di Intesa San Paolo, se non è un aiuto di Stato, ditemi che cos'è, abbiamo proposto l'emendamento, no? Quindi depositato, naturalmente il governo l'ha bocciato, il relatore l'ha bocciato, perché non era attinente alla norma. Se non era attinente questo, spiegatemi che cos'è. Allora, il tema qual è? Andare in piazza non ci viene nessuno. Noi siamo anni che facciamo la manifestazione, facciamo manifestazioni, abbiamo 500-600 persone, ma gli agenti immobiliari non seguono. In piazza non ci viene nessuno. Ogni tanto mi scrive qualcuno: andiamo in piazza, ma perché non abbiamo spirito di corpo? Non c'è la categoria degli agenti. È una sfida anche per voi che dovete rappresentare. No, ma noi, guarda, io penso che più, se tu guardi FIAIP, penso sia rappresentata in ogni dove. Però il tema vero è chi ti segue e quanto vieni appoggiato, e la politica questo lo considera. Cioè, il tema qual è? La politica dice: bene, voi agenti immobiliari in Italia quanti siete? Quante associazioni ci sono? Quanto è l'indotto? Che voti mi porti? E poi, se un'associazione dice una roba, un'associazione dice un'altra e un'altra ne dice un'altra ancora, è difficile. Allora, anche sul tema del futuro della professione, no? Di cui si parlava prima, noi siamo per modificare la 3989, ma è la 2001, siamo incompatibili con tutto, siamo incompatibili anche, ecco, i notai, ecco, anche, ecco, i giudici. Su questo, un anno e mezzo fa, io ricordo in una puntata di RTV dove sei stato, sì, ospite, sì, ci avevi fatto una mezza promessa, certo, è questione di mesi l'incompatibilità, certo. Ho fatto come Renzi, siccome Renzi aveva detto 5 anni fa che tutti gli anni avrebbe fatto una legge sulla lenzuolata, no? Quella che stanno sulla concorrenza. 4 anni fa hanno detto: bene, partiamo, facciamo legge sulla concorrenza, e dice: voi ci siete la prossima volta. Che cosa succede? Che la legge della concorrenza varata 4 anni fa, la legge annuale, la devono ancora votare adesso, mi sembra, il Senato. Quindi, se tu, la difficoltà di rappresentare, no, gli agenti immobiliari, che ti scontri con una politica che dice che fa una roba in un anno e poi la fa in 10 anni.
però anche all'interno della categoria, se non si capisce che gli agenti immobiliari non devono essere incompatibili con l'amministratore di condominio, non devono essere, cioè l'agenzia immobiliare dei prossimi 10 anni è un centro in cui il cliente entra e trova servizi, cioè tu devi pensare il cliente deve pensare all'agenzia immobiliare come luogo in cui si risolvono i problemi. Oggi mettere il cliente al centro non vuol dire trattarlo bene, dargli una carezza, offrirgli il caffè, vuol dire fare esattamente per lui quello che noi vogliamo ricevere quando siamo a nostra volta clienti. Vogliamo fare in fretta, non vogliamo che ci mandino da un'altra parte. Devo comprare casa, vai dal geometra, vai dall'ingegnere, fai il mutuo, vai in banca. Di tutti questi clienti che noi mandiamo fuori, quasi nessuno torna, perché in banca gli vendono le case a loro volta, i geometri fanno gli abusivi e vendono le case, i notai quasi, gli ingegneri sicuramente. E questo è il punto. Allora, scusami, sull'abusivismo siamo anche un po', se vogliamo, privi di strumenti, di perimetro, anche qui, voglio dire. Ci sono gli strumenti, però ci sono, è l'attuazione che è un problema. Perché sono le norme. Io ho inviato in 2 anni di Ufficio Nazionale Antiriciclaggio, ho inviato a firma mia, per evitare che ne so io, in alcuni paesi l'agente immobiliare venisse poi. Subisse ritorsioni, le firmo tutte io. Ho inviato 1300 denunce con le prove agli abusivi a tutte le camere di commercio. Le camere di commercio dicono, e calcolate che la norma è 7500, 15.000 euro, e nessuna camera di commercio, o pochissime, fanno le indagini e erogano le sanzioni. E abbiamo fatto in Senato, con l'aiuto di Gibino, con il sottosegretario Cosimo Ferri, con tutta una parte, abbiamo fatto modificare la 3989. Dalle 3 sanzioni amministrative per gli abusivi si passa a 1 e poi c'è il penale. Votata all'unanimità, anzi no, a maggioranza al Senato, con 3 di Scelta Civica che hanno votato contro, e giace alla Camera da 3 anni. Allora, il tema è questo qui. Gibino, sti 100 parlamentari, gli facciamo incatenare, voglio dire, o riusciamo a mettere un po' di sprint? Se fossero tutti come lui, saremmo già... Se fossero tutti come me. Scusa Diego, raccolgo invece una provocazione, non mi ricordo chi l'ha detta di voi due. Ma siamo bravi entrambi. C'è una sorta di rassegnazione. Io all'inizio vi ho fatto... Una premessa di quello che sta accadendo in questi mesi e di quello che può accadere nei prossimi mesi. Però, siccome viviamo in Italia, comunque dobbiamo sempre pensare in positivo, questo sistema, così come è degenerato dal governo Monti, che è entrato in una sorta di condizione per cui doveva salvare l'Italia, che stavamo rotolando chissà dove, fino ai giorni d'oggi, passando per Letta, per Renzi e oggi con Gentiloni, è un sistema di tassazione, di visione del paese che è completamente sbagliato. È completamente sbagliato perché tutti gli operatori lo sanno, ma è bene che ce lo ricordiamo, perché con qualche anno di storia rimetteremo al prossimo governo, chiunque esso sia, ma ritengo che nei primi 6-8 mesi sarà in grado di rispondere e risolvere queste aspettative. Quindi non mi schiero né da una parte né dall'altra, faccio il presidente dell'osservatorio e sono sicuro che questa cosa si sistemerà. Perché questo? E ora non si può sistemare. Il governo ha sbagliato la tipologia di tassazione sugli immobili a partire dal governo Monti. Quando pagavamo l'ICI, noi sapevamo che pagavamo una tassa sulla casa al comune. E bene o male il sindaco ci faceva simpatia o non simpatia, vediamo un po' come va il quartiere, come ce lo sistema. Quando è iniziato questo rapporto e poi è passato all'IMU, se fate caso alla tipologia di tassazione, quando fu inserita l'addizionale IRPEF, i sindaci che fecero per farsi rieleggere? Dissero che abbassavano l'ICI e alzavano l'addizionale IRPEF. Tanto non c'era un collegamento tra quanto pago, a chi lo do e che cosa mi devi dare. Questa cosa poi è degenerata con l'IMU e successivamente con la TASI. Oggi siamo un sistema impazzito. Siamo un sistema impazzito perché gli enti locali oggi non hanno una finanza trasferita dallo Stato all'ente locale per fare delle cose. Quindi su cosa si poggia? Sulle tasse sugli immobili.
Nel frattempo Renzi, per copiare Berlusconi, in un sistema Italia completamente diverso, ha tolto la tassa sulla prima casa. Ma ora la tassa sulla prima casa poggiava su un sistema di local tax, cioè viaggiava verso quella direzione. Io ho una casa, ti pago un importo. Saremmo dovuti andare anche sulla quota, se vi ricordate, dell'uso, no? Da parte di chi è possessore, magari lo conduce in locazione, una parte va al proprietario, una parte va al possessore che utilizza quella casa, i servizi primari, lo scuolabus e quant'altro. Quando tu togli la tassa sulla prima casa, il sindaco di Roma, ci faccia simpatia oppure no, deve erogare servizi a tutti quelli che la tassa sulla prima casa non gliela pagano. E magari i romani, poiché hanno la casa in un comune rivierasco sul Tirreno, pagano la tassa sulla seconda casa a quell'amministrazione comunale, la quale eroga servizi per 90 giorni e ricevi i soldi da tutti i romani che hanno le case, le seconde case sul posto. Quindi a Roma tu hai da erogare servizi a tutti quelli che hanno la prima casa e non ti pagano la tassa. Dopodiché il sindaco di un comune piccolo riceve soldi sulle seconde case e deve erogare servizi per 300 giorni l'anno solamente a quei pochi cittadini che ha. Questo è una stortura che poi si porta dietro anche la riforma del catasto, che annunciata in quella maniera è ovvio che crea panico sia dalla FIAIP, dalla agente immobiliare che dalla Confedilizia. Abbiamo avuto restituiti dei dati che ci hanno portato a un'evidenza, cioè per 6 mesi si sono bloccate gli acquisti. Chi va a comprare la casa in un momento nel quale lo Stato annuncia che ci sarà una riforma del catasto e sicuramente ecco, un aumento delle tasse. Su questo volevo fare una domanda specifica. Finisco. Grazie. Allora, noi dobbiamo riportare tutto indietro. Noi oggi pagavamo circa 30 miliardi più o meno la somma delle tasse sul sistema casa. Tolta quella della prima casa siamo scesi a 26-25 miliardi, 24 miliardi più o meno quelli che sono, i dati che ci sono, dobbiamo riportarli a quelli del 2008 e sono 10 miliardi, è un sistema che l'Italia reggeva nei valori, gli immobili non avevano perso quel 30% di valore che hanno perso, non hanno, mantenevano la commerciabilità e non si verifica come in periferia che i beni non vengono più venduti. Riportando a 10 miliardi la tassazione recuperiamo posti di lavoro e valore agli immobili, dopodiché ci mettiamo al lavoro su una local tax, ci mettiamo al lavoro, sto parlando della prossima legislatura, non adesso, ci mettiamo al lavoro sulla local tax e decidiamo esattamente che tipo di tassazione dobbiamo applicare sugli immobili proprietà e sugli immobili che vengono utilizzati da chi li conduce in locazione o in altre misure. In quella maniera creeremo una corretta sinallagma tra l'amministrazione e chi l'immobile ce l'ha e riusciremo a dare una direzione a questo paese, perché altrimenti continueremo ad avere l'invasione da parte dell'Europa che non ha questo sistema immobiliare, che ci continua a dire di mettere la tassa sulla prima casa ma in una maniera completamente non collegata al sistema italiano. Perfetto, grazie mille.